Buonasera, sono Mirtide Gavelli del Museo Civico del Risorgimento e ancora una volta sono qui a raccontarvi qualche cosa nell'ambito del nostro ciclo della storia a porte chiuse. Questa sera vorrei parlare del patrimonio, di una parte, di alcuni elementi del patrimonio del Museo Civico del Risorgimento di Bologna. Ne ho già accennato tempo fa in un'altra diretta, come si era costituito il museo, quando era nato. Ricordo solo che il nostro museo è stato fondato nel 1893 ed è costituito da museo, biblioteca e archivio. Questo è estremamente importante perché le collezioni sono strettamente integrate le une con le altre e le tipologie diverse di materiali hanno un legame ben preciso tra di loro. Questa sera però vi vorrei parlare di una cosa in particolare, cioè delle uniformi che sono conservate nel museo. Parte esposte, una piccola parte purtroppo per questione di spazio e un'ampia parte invece nei magazzini. Queste uniformi sono piuttosto numerose, abbiamo 136 tra giubbe, pantaloni, tuniche, abiti completi, quindi 136 pezzi, più 64 copricapo. Il capo è uno, e 209 accessori vari, cioè spalline, cordelline, fasce, cioè tutto ciò che serviva per completare l'uniforme. Ma a che periodo ci riferiamo? Ci riferiamo, come sempre, al periodo di cui ci occupiamo noi, e cioè dell'epoca tra la Rivoluzione francese e, come patrimonio del museo, la Seconda Guerra Mondiale. Il corpus più importante è naturalmente quello legato agli anni centrali del Risorgimento e agli anni centrali del Risorgimento. Due parole giusto per chiarire cosa intendiamo, cosa si intende quando si parla di uniformi o divise. Non è esattamente non hanno esattamente lo stesso significato le due parole, però vengono quasi sempre usate in modo intercambiabile. In ogni caso, furono adottate non anticamente, gli eserciti antichi non avevano un uniforme, non erano tutti vestiti uguali gli uomini degli eserciti antichi, neanche le legioni romane erano tutti vestiti nello stesso modo, ce ne possiamo rendere conto. Se per caso assistiamo a qualche rievocazione storica con questi gruppi di rievocatori, quelli filologicamente corretti, naturalmente, la prima cosa che si coglie è proprio la diversità tra l'abbigliamento, gli elmi, la forma degli scudi, eccetera. Cioè, quindi le diversità si vedono. Sappiamo tutti che in epoca medievale i crociati al ritorno dalla Terra Santa avevano un qualche cosa che li identificava, e cioè questa sorta di tunica con la croce rossa sul davanti, a testimonianza di quello che avevano fatto. Ma insomma, dobbiamo arrivare però a tempi molto più vicini a noi per poter parlare realmente di uniformi di eserciti. E per quello che ci riguarda, passiamo direttamente all'epoca Rivoluzione francese, epoca napoleonica, naturalmente. Quindi, in epoca napoleonica, l'esercito francese diviene un mastodontico esercito perché, da una parte, si ricorre alla leva obbligatoria per la prima volta nella storia. E dall'altra si vogliono portare le idee della rivoluzione in giro per l'Europa. Quindi viene creato un grandissimo esercito che dovrà espandere queste idee in tutta Europa. Se guardiamo le testimonianze, leggiamo dei romanzi, anche solo, non dico libri di storia, ma proprio anche romanzi, racconti,
o vediamo dei film ben fatti, ci rendiamo conto di come le armate della rivoluzione in particolare non fossero poi così uniformi, nel senso che avevano tutti il fucile modello 1777 costruito in un certo modo, quindi erano armati in modo uniforme, avevano una giubba di solito abbastanza coerente, ma i pantaloni e le scarpe erano di fantasia, nel senso che ognuno faceva quello che poteva. E non a caso l'esercito francese della rivoluzione veniva considerato un esercito di straccioni, soprattutto all'inizio. Perché partiamo da qui? Parto da questo. Perché per arrivare ai nostri cimeli, ai nostri oggetti conservati nel museo, la rivoluzione segna un momento decisamente importante. Moltissimi uomini che poi diedero l'avvio alle guerre del Risorgimento, vi parteciparono o furono comunque i primi padri del Risorgimento, servirono nelle armate rivoluzionarie e soprattutto napoleoniche. Servirono come uomini di leva. Molti di questi fecero esperienze importanti in giro per tutta l'Europa, alcuni divennero anche degli ufficiali di alto livello. Con la Restaurazione, una parte di questi seguì la carriera militare perché evidentemente era considerata il proprio destino e quindi servirono o nelle armate dell'Impero d'Austria, o nello Stato Pontificio, parlando delle nostre zone naturalmente. E invece ci fu un'ampia parte di questi militarono invece in campo democratico-rivoluzionario. Cosa significa? Significa che la loro esperienza venne messa al servizio di quello che sarà poi il processo di risorgimento del paese. E quindi, essendo noi un museo del Risorgimento, abbiamo nelle nostre raccolte soprattutto, anzi quasi esclusivamente, materiale che venne donato e depositato dalla parte rivoluzionaria, dalla parte che voleva il Risorgimento, non dalla parte anti-Risorgimento. E quindi ci troviamo a fare i conti con le testimonianze di questi ex rivoluzionari, ex napoleonici, divenuti poi combattenti del Risorgimento. Tutto questo perché? Perché abbiamo tanti nomi, tanti materiali depositati, donati, anzi, per la verità, perché deposito in senso tecnico significa una cosa ben precisa, il dono invece fa diventare l'oggetto proprietà dell'istituzione che la riceve. Ebbene, tanti di questi cimeli, in questo caso specifico di uniformi, sono appartenuti a un personaggio ben preciso. Abbiamo la tunica di Livio Zambeccari, l'uniforme di Angelo Masini, la tunica di Ignazio Simoni, più tante altre cose. Abbiamo tanti cimeli molto interessanti. Parlando di queste cose, secondo me è importante che io vi faccia vedere qualche immagine. Che farò quello che si può, è presa dal catalogo del Museo del Risorgimento, che se qualcuno fosse incuriosito è disponibile presso di noi, sia in consultazione che in vendita. Ed è un bellissimo catalogo, non perché ci abbiamo lavorato noi, ma insomma è molto bello. Questa, per esempio, la prima che vi faccio vedere, la prima immagine, è l'uniforme della Guardia Nazionale creata nel 1797 a Bologna. Vedete, è costituita di è una giubba con le falde lunghe sul dietro, verde, di panno di lana verde, di quelli che pizzicano anche solo a guardarli da lontano, sono dei panni terribili, con le parti in rosso e le profilature in bianco.
Questa giubba viene creata appunto nel 1797 per la neonata Guardia Nazionale, quella che la rivoluzione francese faceva costituire in tutte le città, in tutti i paesi dove arrivava l'idea della rivoluzione. Queste giubbe qui, soprattutto di epoca rivoluzionaria, prendendole in mano, sono di una misura infinitesima, sembrano quasi da ragazzini. E questo ci fa sempre fare una considerazione molto profonda, e cioè come erano diversi di costituzione fisica i nostri antenati di 200-220 anni fa. Sicuramente erano molto giovani questi che vestivano queste cose, ma erano anche nutriti in un modo decisamente diverso. Altra uniforme molto rara è questa. Questa è la giubba da dei veliti reali, realizzata nel 1805 per questo corpo di veliti reali, che era un corpo d'onore costituito dai giovani benestanti, dai giovani bene della città di Bologna, in occasione della visita che Napoleone Bonaparte, ormai già imperatore, effettuò appunto nel 1805 alla nostra città, nella nostra zona. Come vedete è di panno bianco con gli sparati e le profilature in verde. Anche questa è di panno di lana, molto molto robusto, con bottoni dorati. Sono due uniformi rarissime, tanto che le hanno studiate anche persone provenienti da altre zone del paese, dall'Europa intera, perché soprattutto quelle dei veliti ce ne sono veramente due o tre in tutta Italia. Non abbiamo solo uniformi. Per restare in epoca napoleonica vorrei farvi vedere anche questa meraviglia, e cioè questo panciotto ricamato, è in seta di raso bianco, ricamato in filo di seta con dei piccoli fiorellini, ed è una vera meraviglia. Non è ovviamente un uniforme militare, è un abito civile che appartenne a un dignitario napoleonico, comunque Giovanni Vicini, che fu appunto un importante personaggio del periodo. Proseguendo nel tempo, sappiamo tutti la restaurazione 1815, gli anni di più o meno tregua che si susseguono, abbiamo poco anche noi, quasi nulla degli anni tra il 1815 e il 1840, ma con gli anni 40 entriamo nel clou, nel cuore del Risorgimento, e a questo punto anche le nostre uniformi, i nostri armadi guardaroba sono molto ricchi. Questa è una uniforme della Guardia Civica di Bologna, 1847, è esposta in museo, quindi quando sarà possibile ritornare a visitare i nostri musei vi invito a vedere questa e le altre che vi ho fatto vedere finora. È l'uniforme che la Guardia Civica, prima vi ho parlato di Guardia Nazionale per il 1797, adesso sempre nei momenti di sconvolgimento venivano chiesta la istituzione di una Guardia Civica o Nazionale. Ecco, questa è quella del 1847, è una giubba blu abbastanza lunga con le profilature rosse, e con questa con quella croce tricolore che avete visto sul petto. Perché? Perché la croce è quella che i volontari che parteciparono alla prima parte della guerra, alla prima fase della guerra d'indipendenza, la prima guerra d'indipendenza, civici che parteciparono come volontari, portavano sul petto, richiamando alla memoria gli antichi crociati del Medioevo. Si consideravano, siccome erano sudditi dello Stato Pontificio, consideravano se stessi crociati che combattevano per una certa causa. Nel momento in cui
Pio IX disse, emanò un proclama in cui disse che lui, non come pontefice cattolico, non poteva mandare i propri uomini a combattere contro una potenza cattolica come l'Austria, richiamò anche i civici nelle proprie città, cioè sarebbero dovuti rientrare tutti. Alcuni rientrarono, molti non rientrarono, rimasero a combattere, togliendosi dal petto la croce. Ormai non erano più crociati, non combattevano più per il Papa, ma combattevano per un'idea. Sempre del 48, quindi degli anni centrali del Risorgimento, è l'uniforme, meno bella, ma insomma estremamente importante comunque, appartenuta a Livio Zambeccari. È la giubba del battaglione Alto Reno. Livio Zambeccari è un personaggio molto importante per il Risorgimento bolognese. Era nato nel 1802, era figlio di quel Francesco Zambeccari che aveva sperperato la metà del patrimonio di famiglia facendo i voli con i primi palloni aerostatici con le mongolfiere. E Livio sperperò il resto del patrimonio di famiglia combattendo per la causa italiana. Non era sposato, era l'ultimo della sua famiglia, decise quello che voleva con i propri beni. Questa giubba fu un patriota a tutto tondo, combatté in Europa, fu coinvolto nei moti degli anni 30, esulò in Sud America, combatté con Garibaldi in Sud America. Poi tornò nel 1848, combatté in Italia nelle guerre di indipendenza, a capo appunto di questo battaglione Alto Reno, che era uno dei più cospicui, dei più numerosi, aveva quasi 800 uomini alle proprie dipendenze, e tornò in esilio dopo la caduta della Repubblica Romana, ritornò in Italia alla fine degli anni 50. Insomma, ebbe una vita piuttosto avventurosa e complicata, però sempre coerente con se stesso. Un'uniforme molto bella, esposta, quella di Zambeccari è in magazzino, mentre questa che vi faccio vedere adesso è esposta, è questa qui. Giubba, pantaloni e képi. Angelo Masina. O Masini, lo conoscete tutti almeno di nome, se non altro perché uno dei viali di circonvallazione di Bologna è dedicato a lui. Era un giovanotto piuttosto vivace, nato nel 1815, da sempre, fin da ragazzino, affascinato, catturato da tutte le idee di rivoluzione. Fu coinvolto nei moti del 31 che aveva 16 anni, scappò in Spagna, combatté in Spagna, insomma fece tutta una serie di percorsi molto articolati negli anni 30, rientrò negli anni 40, all'inizio degli anni 40 a Bologna, fu coinvolto nei moti del 1843 nel cosiddetto moto di Savigno, anche lì dovette scappare, nascondersi, insomma. Questa vita di avventure e di fuga continua finché nel 48 si arruolò nel corpo di Zambeccari, di Livio Zambeccari, quindi nel battaglione Alto Reno. Ma essendo un ragazzo di famiglia benestante, portò dietro parecchie persone e soprattutto pagava sempre di tasca sua tutto quello che lui metteva in piedi. Quando con la Repubblica Romana all'inizio del 1849 scelse di stare al fianco di Garibaldi e di combattere a difesa della Repubblica Romana, portò con sé una quarantina di uomini da lui montati e vestiti, cioè cavalieri montati, quindi il cavallo e le uniformi li pagava, i cavalli e le uniformi li pagava lui.
E questo è l'abbigliamento di questi cacciatori, prima del battaglione Altoreno, che poi divennero i cacciatori della morte, come venivano chiamati, perché su uno dei kepi in dotazione avevano le tibie incrociate, quelle un po' da pirata, tanto per intendersi. In questo figurino vediamo uno dei suoi uomini. Comastri, mi sembra che si chiamasse Luigi, ma in questo momento non ci giurerei, che veste appunto l'uniforme che vi ho appena fatto vedere. Ed è un figurino a grandezza praticamente naturale, vedete come era abbigliato questo corpo, che costituì appunto il nervo, il nucleo centrale della cavalleria della Repubblica Romana, a difesa della Repubblica Romana. Facciamo un salto di una decina d'anni. E arriviamo al 1859-60. Non possiamo non parlare dei Garibaldini, naturalmente. Nelle nostre raccolte di uniformi, 33 e 34 sono camicie rosse. E perché i Garibaldini furono il grande corpo dei volontari del Risorgimento. Prima di farvi vedere alcune camicie rosse, vi faccio vedere però questa. Anche questa splendida uniforme da guida garibaldina. Le guide erano un po' gli scout, quelli che stavano davanti, andavano a sondare il terreno, a verificare cosa c'era, andavano in avanscoperta, insomma. E non vestivano di rosso perché sarebbero stati dei bersagli micidiali. Questa qui in particolare, che è un uniforme filologica, ma il padrone di questo uniforme si era fatto un berretto particolare, questo qui rosso, non era quello regolamentare, era chiamato alla Figaro ed era rosso, perché l'uniforme vera e propria sarebbe dovuta essere come questa, il kepi doveva essere come questo qui. Questo è lo splendido ritratto che Puccinelli, il pittore Puccinelli, dedicò a Giovan Maria Damiani. Garibaldino, guida garibaldina bolognese, appunto, e che abbiamo purtroppo non esposto, ma nei nostri ambienti del retromuseo, diciamo così. E per finire questa carrellata sulle uniformi, passiamo a un paio di camicie rosse, almeno un paio bisognerà vederle. Questa è esposta, è la giubba di Ignazio Simoni, volontario dei Mille. Lo si può capire dalle medaglie che sono esposte, che sono sulla giubba, appunto. Ignazio Simoni era per la verità di medicina, ma di lui si è parlato, mi sembra che si sia parlato in qualcuna delle dirette precedenti. Medicinese, era uno dei 4-5 che partirono da quarto veramente, e poi furono raggiunti da tanti altri, e partecipò, e quindi la giubba si può fregiare della medaglia del municipio di Palermo, che ha quella con il nastrino giallo e rosso e la trinacria, cioè le tre gambine della Sicilia, che indicano simbolicamente la Sicilia, sul petto. Ne furono coniate solo 1089 per coloro che sbarcarono a Marsala provenienti da Quarto. Anche le giubbe, pur se era maggio, pur se si andava verso l'estate, erano di panno, panno di lana, comunque anche queste. Perché comunque era l'abbigliamento che tenevano sempre indosso, giorno, notte, estate, inverno. Questa è un'altra giubba appartenuta a Vincenzo Caldesi, un faentino, comunque sempre volontario garibaldino. A fianco, no, da quest'altra parte, la fotografia di un nostro personaggio molto amato, di cui abbiamo parlato, Quirico Filopanti, che nel 1859
1866, scusate, si iscrisse nelle liste dei volontari per la Terza Guerra d'Indipendenza indossando appunto la camicia rossa che ha anche in questa fotografia. Filopanti fu il primo della lista, proprio il primo nome nelle liste di arruolamento è il suo, e partecipò appunto fu colui che mise in moto tutta la macchina per l'arruolamento dei volontari della Terza Guerra d'Indipendenza. Lasciamo il Risorgimento e passiamo alla Prima Guerra Mondiale. Prima Guerra Mondiale, non vi faccio vedere uniformi, le conoscete sicuramente benissimo, vi faccio vedere invece una fotografia. È la fotografia di Corrado Mazzoni, medaglia d'oro bolognese, medaglia d'oro morto durante la Prima Guerra Mondiale. La sua uniforme, quella che è qui indossata in questa bellissima fotografia, è esposta nel nostro museo. Nel catalogo c'è una carrellata finale di una serie di piccole schede con fotografie, alcune pagine che riportano appunto alcune schede dei nostri del nostro archivio, del nostro magazzino. Per concludere questo discorso così un pochino di presentazione del nostro patrimonio, una parola sola. Non abbiamo praticamente nulla di femminile, nel senso che le donne non andavano in uniforme, i musei li hanno costituiti gli uomini, purtroppo non siamo un museo di quelli che raccoglie abiti, non siamo un museo tessile, eccetera, quindi non abbiamo certe cose, abbiamo però alcuni oggetti molto belli, come questo foulard tricolore. Di seta, qui è ripiegato, nella foto è ripiegato, ma è lungo 2,5 metri, quasi 3. È splendido di seta con questi incroci rossi e verdi, seta bianca con gli incroci rossi e verdi, e testimonia come anche le donne, pur non partecipando, se non rarissimi casi, in prima persona alle battaglie, proprio non parteciparono non presero in mano i fucili, insomma, tanto per intendersi, ma parteciparono con le proprie idee, con la propria presenza, col proprio supporto e con azioni di tipo diverso alle vicende del nostro Risorgimento. Io chiuderei qui, anche perché è già passato abbastanza tempo, e niente, vi sollecito a andare a curiosare in questo catalogo e nel nostro museo quando sarà possibile, o anche nelle pagine di Storia e Memoria dove raccontiamo tante cose di questo tipo. Domani sera, martedì, ci sarà un'altra diretta Facebook della serie La Storia a Porte Chiuse. E con questo vi auguro una buona serata e vi ringrazio per l'attenzione. Buonasera a tutti.